Palese. Nasce a Palese la Bottega delle Idee per i Giovani, inaugurata in via Volpi 1, la sede dell'associazione politico-culturale presente Antonio Azzolini. Alcuni giorni fa è stata inaugurata a Palese, in via Volpi 1, la sede della Bottega delle Idee per i Giovani. Erano presenti il senatore Antonio Azzolini, presidente della Commissione di Bilancio del Senato, e Massimo Posca, vicepresidente del Consiglio Comunale di Bari. Il presidente della neonata associazione Unidi Stati, durante la cerimonia, ha illustrato a numerosi presenti, soprattutto ai giovani, gli scopi e i fini che caratterizzano nell'immediato futuro l'attività della Bottega delle Idee, che è sorta per colmare un vuoto culturale, politico e amministrativo che da molti anni ha caratterizzato la vita delle ex frazioni. Il senatore Azzolini ha accolto con molto piacere la creazione di questo gruppo determinato a fare politica, augurando la creazione di altre realtà simili, non solo nelle circoscrizioni di Bari, ma anche nelle cittadine limitrofe. Il presidente Azzolini si è poi soffermato anche sulle varie difficoltà che affliggono il nostro paese, sia dal punto di vista politico e sia dal punto di vista economico e finanziario. Erano presenti alla inaugurazione della sede i consiglieri della prima circoscrizione, Michele Piscopo, Michele Piccaro e Antonio Limongelli. Oltre al presidente Di Stasio, fanno parte del direttivo della Bottega delle Idee due vicepresidenti, Laio Michele e Giuseppe Cassandra, tesoriere Remigio Antonicelli ed ancora il segretario politico Nicola San Giorgio. Una delle prime iniziative è quella della petizione popolare di raccolta firme per il ripristino del servizio notturno della farmacia nella prima circoscrizione, è rivolto anche all'Ordine dei Farmacisti di Bari e che si è svolta già domenica 27 maggio 2012 presso le chiese della prima circoscrizione. L'associazione, in un comunicato stampa, ha voluto rendere noto i motivi a supporto della petizione. Si rende noto che il territorio di Palese Maggio e Santo Spirito Catino in Ticchetto, dove risiede una popolazione di 30.000 abitanti, nel periodo estivo talvolta supera le 40.000 unità e quindi si ha disponibilità di 4 farmacie che operano nella fascia oraria diurna. Finora, dopo le tante richieste da parte della cittadinanza, anche attraverso rappresentanti istituzionali, il servizio, nonostante tutto, è privo ancora della fascia oraria notturna. L'importanza di questo servizio, e cioè quello notturno, è molto comprensibile e la mancanza nel territorio obbliga giornalmente tutti i cittadini a volte a dover percorrere oltre 15 km per raggiungere la farmacia più vicina anche nei casi di estrema urgenza. L'autonomia dei farmacisti, procede il comunicato, a seguito dell'approvazione delle norme per l'apertura delle farmacie in orari e turni diversi da quelli obbligatori che sono previsti dal decreto sulle liberalizzazioni, si imbatte ancora in diverse difficoltà applicative ed esistono problemi con norme regionali, costituzionali e comunitarie. Quindi, a seguito di ciò, la libera autonomia dei farmacisti sulla scorta della precedente sentenza del TAR Puglia non trova ancora applicazione. Essendo superfluo, si ricorda che l'articolo 6 legge regionale Puglia, numero 19, 1998, dispone che il servizio notturno delle farmacie deve essere garantito da un numero di farmacie che varia sulla base del numero dei votanti del comune e che comunque costituisce un numero fisso e non minimo. Pertanto, attraverso questa petizione popolare che è stata promossa dalla Bottega delle Idee come iniziativa sul territorio della prima circoscrizione, si invita l'Ordine dei Farmacisti di Bari a provvedere il servizio di farmacia notturno, poiché sta diventando di carattere indispensabile e improrogabile anche in vista dell'arrivo della stagione estiva. Per tutte le informazioni ci si può rivolgere al signor Giuseppe Cassandra, telefono 080 530 20 35, oppure alla sede della Bottega delle Idee in via Volpi 1 a Palese.